Mavola Santi, e musicisti Lino Patruno, bravo, Simone Salza, e poi manca Massimo Morricone, Alfredo Molino e Fabrizio Bosso, che non sono con il pensiero solo con noi. Allora, abbiamo detto che questo sarà un incontro jazz, quindi intanto Steve e Caterina raccontaci un po' l'inizio, cioè Lino che c'ha qualcosa da raccontare. Prego. Non si dice jazz, si dice jazz in Italia, in America dicono jazz, in Italia devo dire raccontateci l'inizio di questo progetto. Allora, Fabio Massimo Colasanti e Sergio De Angelis hanno convocato me e Caterina un giorno dicendo noi vogliamo fare un progetto con alcuni dei maggiori artisti jazz italiani, che è quello di lavorare sulle canzoni dei cantautori, nelle quali le parole sono molto importanti, e lavorare con loro appunto con la sottrazione di queste parole. Allora, siccome se questo è il jazz, la musica, il jazz nel cinema, secondo me è un cinema nel quale la sceneggiatura non è una gabbia rigida, ma qualcosa di creativo, come fecero i grandi maestri della Nouvelle Vague, allora mi piaceva l'idea di raccontare questa loro unione proprio in questi termini, cioè di stare con loro giorno e notte, praticamente possiamo dire, in questo studio dove provavano e dove poi eseguivano i brani, sentendo anche diciamo i loro fuori onda, i loro commenti e così via, e poi parlando con alcune persone come Catalano e come Patruno, che ne sapevano molto di questi argomenti. E niente, è nato così, c'è un classico progetto nel quale la sceneggiatura è un foglio di carta che non ha nessuna attinenza con quello che è il risultato finale, perché ci siamo fatti invadere. Ci siamo fatti invadere dal loro lavoro ed è venuto fuori. Devo dire che poi la maggior parte del lavoro in realtà l'ha fatto Caterina Terricano, quindi io Stile gentile, però in realtà è stato molto anche di discussione fra me e lui su come impostare questo lavoro. Poi, a parte tutto, abbiamo deciso veramente di fare una cosa a jazz, pensando veramente che doveva essere, diciamo, dovevamo aspettare che accadesse qualcosa, no? Lasciarci la libertà, che poi è una libertà che fa paura, perché insomma, quando hai il foglio di carta, come dice Steve, hai comunque una gabbia, ma hai anche una traccia da seguire, mentre invece hai molta più paura di sbagliare facendo nell'altro modo. Però devo dire che il lavoro dei musicisti, che sono i musicisti più importanti che abbiamo sulla scena, nella scena musicale italiana, ci hanno aiutato tantissimo, quindi seguire le loro discussioni, le loro, diciamo, il backstage ci è servito moltissimo proprio anche nella costruzione nel seguire proprio le loro performance. A me piace sottolineare che è stato un viaggio quasi, almeno per me personalmente, quasi sciamanico, nel senso che noi abbiamo visto un po' la macchina da presa come, passatemi questo paragone, certe popolazioni, certe tribù guardavano la macchina fotografica, no? Come la possibilità di catturare l'anima del soggetto fotografato. Se lì però c'era un sentimento di paura in qualche modo, no? E si vedeva questo strumento, uno strumento quasi appunto soprannaturale, demoniaco, qua c'è invece un desiderio profondo di seguire l'idea proprio di catturare in qualche modo questo momento così ineffabile, così volatile, che è anche l'improvvisazione, la magia di quando ci si trova insieme, anche senza conoscersi troppo, ma riuscendo a fare qualcosa che poi appunto in questo caso è trasformare le grandi canzoni, le grandi appunto melodie che sono patrimonio culturale di tutti, no? In qualcos'altro, conservandone profondamente il nucleo poetico. E io mi sono detta, guardando quello che stava accadendo davanti a me,
appunto quanto però queste canzoni in qualche modo e le parole di queste canzoni hanno influenzato la reinterpretazione dei brani stessa dei brani che poi no, loro hanno rieseguito. Questo anche secondo me è qualcosa che emerge, che non è che si può tanto raccontare, ma che secondo me è proprio la forza di questo film. Mi ha molto colpito quella quando qualcuno di voi dice non importa cosa, importa con chi. E quindi mi piacerebbe sapere, appunto, visto che siete voi i protagonisti, com'è stato il vostro viaggio insieme? Chi vuole cominciare? Chi vuole parlare? Beh, è vero, perché quello che accade un po' in tutte le parti del mondo, il linguaggio comune è proprio la musica, quindi dimentichi la lingua, lo slang, l'unico linguaggio che resta è giusto mettere la musica, e quindi ovunque ti trovi, diciamo il concetto di carta davanti, cioè si dice spesso che se vuoi che un musicista classico suoni, metti la parte davanti, se invece vuoi che un musicista jazz suoni, togliela. A proposito anche di quello che aveva detto lei prima, cioè della questione di avere una traccia, in realtà sono incontri dell'anima, quindi noi abbiamo diciamo scelto di eseguire anche le canzoni, no, italiane d'autore, perché come dicevamo prima con Nicola Santi, diciamo una melodia molto potente, molto forte, pari appunto agli standard jazz, e quindi possono essere considerati gli standard, insomma, questo è un po' il tema. Ah. Sì, chiaramente le persone che si sono trovate lì, non per caso, perché bene o male ci siamo tutti un po' incrociati, ci conosciamo tutti, ci siamo annusati, abbiamo suonato praticamente tutti insieme. Quella era la prima volta che suonavamo effettivamente tutti insieme, però l'un per l'altro nei nostri percorsi c'era già stato uno scambio, quindi comunque ci siamo trovati lì proprio per la necessità di chiamarci noi, ecco, a partire poi dal nome della valenza, che è chiaro, insomma, tra professionisti c'è di fatto, no? È proprio fatto di sensibilità. Cioè, se suono con Alfredo Corino o con Simone o con Arturo o con Elisabetta, perché mi trovo bene, mi piace, mi diverte, è un'esperienza positiva. Ci sono musicisti veramente più bravi di me, di tutti noi, so. Però magari poi non succede niente. E siccome il progetto è proprio questo, cioè far succedere qualcosa, partendo da uno schema che in questo caso è la canzone d'autore italiana, e quindi abbiamo tirato i dadi e loro ci hanno costruito quello che poi vediamo. Sì, poi abbiamo voluto anche avere la presenza, oltre proprio musicisti che suonavano e prendevano parte a questo progetto, anche di esperti, di altri frequentatori della musica, come appunto Agnese Valle e Nicola Catalano, e a cui darei anche la parola, sì, se hanno voglia di raccontare, perché poi sono persone che in qualche modo frequentano la musica, no? Il jazz, ma non soltanto. Sì, allora, anche il mio, come dire, il mio approccio a questo primo incontro, che poi quello che ha dato luogo all'intervista, è stato piuttosto jazz, si può dire. Cioè, vieni e parliamo, ok? Parliamo, vieni qua, tranquilla, perfetto, parliamo. E dopodiché è, insomma, nata una trattazione, appunto, di vario genere in realtà, sia riguardante la scrittura, sia riguardante appunto l'improvvisazione. E io ho a che fare sia da musicista che da cantautrice, quindi da autrice di testi a un tipo di improvvisazione diversa, ma volendo simile, no? Come quando si parla per esempio della tecnica di scrittura alla Mogol, no? Quindi masticando finto inglese, in qualche modo anche lì è come se si riproducesse uno scatto, dei suoni su una tessitura armonica, e poi da lì si sostituisce o si va a completare quello che è l'atmosfera armonica musicale in un racconto anche appunto di parole, del Bach, insomma. E è stato interessante parlare di musica e per una volta ascoltare gli altri non parlano, quindi è stato anche interessante per me partecipare in questo modo, un po' più in solito, diciamo. Il maestro Paladino sicuramente vorrà raccontare. Cosa che ricordo? Io vorrei dirvi vorrei raccontare una cosa che non sa nessuno. Però io la so, quindi ve la racconto
molto volentieri come è nata la parola jazz. Allora, il primo disco della Original Dixieland Jazz Band di Nick LaRocca del 1917, l'orchestra si chiamava Original Dixieland Jazz con S. Bene. Per due dischi. Dopodiché, dal terzo disco in poi, le due S vengono sostituite da due Z. Allora mi sono chiesto come mai è successa questa cosa e mi sono rivolto al figlio di Nick LaRocca, Jimmy LaRocca, che è un mio caro amico, che suona la cornetta, l'ho fatto venire diverse volte in Italia a suonare con noi, che mi ha detto, guarda, mio padre mi ha raccontato che cosa è successo. Quando uscì il primo disco della storia del jazz, la Victor mise fuori manifesti, la musica di New Orleans, la Original Dixieland Jazz Band con le due S, e allora non c'erano i lampostine, i ragazzini stracciavano la I lunga e si leggeva S, che era una parolaccia, sedere volgare. Allora la Victor, arrabbiatissima, bisogna cambiare parola. C'è stato un primo tentativo in SZ, okay, e poi alla fine hanno optato per le due Z, e questa è la verità. Hanno scritto libri, volumi, esatto. Se è una in Italia, è a Napoli, è a Napoli, è a Napoli, è a Napoli, è a allora, Nicola Catalano è colui che occupa indegnamente lo spazio prima del mio sulla ma il famoso Sei Gradi, che forse conoscete, è opera sua. Beh, la mia esperienza è stata simile a quella di Agnese, in realtà. Anche lì, senza rete, insomma, abbiamo lavorato senza rete, ma era proprio questa l'idea che mi piaceva, l'idea di poter spaziare, di non avere in qualche modo dei limiti e invece parlare di qualcosa, abbiamo parlato soprattutto di canzone, di forma canzone, che invece i limiti in qualche modo ci dia, che ha una struttura ben definita. E quindi mi piaceva un po' questa idea del cortocircuito tra l'idea dell'improvvisazione del jazz e invece la struttura della forma canzone. E secondo me abbiamo sviluppato bene questo aspetto. Io in realtà confesso di non ricordare assolutamente niente di cui abbiamo parlato, perché è passato un po' di tempo, la mia età avanza, quindi anche quello è una componente. Pensi la mia! Io mi ricordo di lei, ero un ragazzino, la vedevo in televisione, e ho visto la prima volta che ho visto un banjo, è stato suonato da lei. E quindi niente, non ho visto nemmeno ancora il film. Veramente. Beh, un'altra cosa che ci ha insegnato il maestro Potrugno all'inizio del film, oltre appunto all'origine della parola jazz, è anche il ruolo che i siciliani e gli italiani hanno avuto nello sviluppo. Allora io, questi miei studi, perché io ho insegnato per 10 anni storia del jazz alla casa del jazz, che adesso però è diventata la casa del jazz. È diventata tutta un'altra cosa dove la storia non viene assolutamente proprio neanche considerata. Vabbè, lo voglio dire. E ho fatto lezione di storia del jazz per 10 anni, tutte le domeniche mattine, però come pubblico non avevo ragazzi, avevo tutta gente grande che veniva a sentire le mie lezioni. Allora, essendo uno studioso e facendo anche, voglio dire, conferenze nelle università, eccetera, ho scritto una lettera al presidente Mattarella. Caro presidente, lei è siciliano, vorrei mettere la corrente dei miei studi sulle origini del jazz, che sono state siciliane, come Nick LaRocca, come Leo Roppolo, come tanti, così, Santo Pecora, cioè, è proprio un nome svizzero tedesco. E tutti i nomi, diciamo, del meridione. E lui è stato molto carino perché mi ha scritto una lettera bellissima, il presidente. Al maestro la ringrazio molto, ho messo a corrente delle cose di cui dovremmo essere
fieri noi italiani. Io l'ho scritto perché lui è di Palermo, non lo sapevo. E quindi sono molto felice. Deve essere bene che siano bellissime e non dolcissime. Beh, un'altra frase che mi ha molto colpito, immagino colpirà tutti quelli che non sono proprio dentro questo argomento, è che il jazz ha sostituito la musica classica. Mi piacerebbe, qualcuno lo dice, forse ne è in scritta. Sì. Ecco, cosa... No, Nini Buschetta, che non c'è qua, non è presente. Che cosa... Allora, credo che sia sull'importanza del lavoro orchestrale, che lo dicesse in questa chiave qui, e, diceva sostanzialmente che nella musica classica il lavoro dell'orchestrale era molto grande e molto importante ed era centrale, ed è lo stesso anche nella musica jazz. Mi sembra che il suo ragionamento fosse... Che è una musica colta, molto colta. Esatto, ormai. Esatto, in quel senso lì. Sì, però su questo è interessante questo passaggio, perché proprio come dimostra, racconta il maestro Patruno, ma non è che lo racconta solo nel film, lui è proprio, diciamo, l'esempio di come in realtà qui c'è proprio un equivoco, poi, nel senso che solo adesso il jazz è diventata, diciamo, l'esempio di una musica, sembra uno spazio d'élite, ma non è così, non è nata così, e soprattutto quando dico che il maestro Patruno è l'esempio di come e di cosa voglia dire essere jazz, è proprio quello, cioè lui è l'emblema della capacità del jazz di contaminarsi continuamente, di andare alla ricerca della sperimentazione, perché come sappiamo la storia, la carriera di Nino Patruno è stata questa cosa qui. Lui ha lavorato molto anche con la parola, è stato insieme ai Gufi in Nanni Svampa a portare il cabaret francese in Italia per primo, è stato regista, attore, ha scritto, insomma, questo è essere jazz, cioè è anche profondamente popolare. Sì, la questione un po' della pizza che nasce, diciamo, in un certo posto, sì. E poi la trovi le pizze in America a 40 sì. Dollari, sì. Questo è il tema. Oppure altro che ti cade sul piede, te lo c'è che quella variante. Maestro Patruno, lei ha visto il film? No, ha già visto? Sì. E? Beh, mi è piaciuto perché è la parte della mia vita. Che quindi mi è piaciuto. Poi nel film ci sono due personaggi che hanno suonato con me fissimo. Golino, che era il mio batterista quando aveva 18 anni a Portobello, e poi Morricone, che è stato il mio contrabbassista per diverso tempo. Per cui voglio dire, poi sai, noi non proviamo neanche, io faccio i miei concerti, anzi, ve lo dico adesso, io compirò gli anni il 27, non vi dico quanti. Adesso, giovedì quell'altro, e farò un concerto al Cotton Club, sapete dov'è? Farò un concerto. E la prima parte del concerto sarà dedicata a un grande amico mio del passato remoto, il grande violinista Giovenuti, quello che ha creato il violino nel jazz. È morto negli anni 70, noi praticamente ci siamo frequentati negli ultimi 10 anni della sua vita, siamo andati in America insieme, abbiamo suonato dovunque, e io ho trasferito l'amore per il violino di Giovenuti in un giovane violinista siciliano che verrà apposta per suonare con me il 27, che è Mauro Carpi, che è il più bravo violinista che c'è in Italia di jazz. Quindi se volete venire, mi farebbe molto piacere, perché io ho la prima parte dello spettacolo dedicato a Giovenuti e Eddie Lang. Chi era Eddie Lang? Giovenuti è stato il primo violinista della storia del jazz, Eddie Lang è stato il primo chitarrista. In effetti Eddie Lang si chiamava Salvatore Massaro. come nel western italiano. Che veniva dalla provincia di Isernia, quindi tutti i grandi sono tutti di origine italiana. Purtroppo lui morì nel 31 a 30 anni, quindi non l'ho potuto conoscere. Però con questo progetto, tra l'altro è un gruppo molto speciale, violino,
chitarra che suono io, sax basso, che suonavo un altro italo americano, Adrian Rollini, poi un sassofono Giorgio Cuscito, e poi un grande cantante inglese che è Clive Rich, che è non per me il numero uno che c'è oggi nel jazz classico, che rifà Bing Crosby e quei cantanti di una volta. E poi nella seconda parte della serata ci sarà una jam session dove gli amici si aggiungono e suoneremo quello che ci pare. Se venite mi fa piacere. Grazie. Diamo ancora la parola ai due musicisti che non hanno parlato, perché uno di loro può c'è comune questa passione. Comunque no, io volevo anzi ringraziare del fatto che la presenza di noi siamo stati 3-4 giorni ripresi costantemente dalla mattina alla sera, quindi io temevo molto di essere condizionato dalla presenza delle telecamere, poi invece in realtà dopo un po' ho notato che quasi spariscono. E quindi sono curiosissimo di vederlo perché proprio non so come... Anche tu non ti ricordi nulla. Ci sono stati dei momenti, insomma, in cui eravamo molto spontanei, quindi spero che si percepisca la realtà proprio di quello di cui si parlava prima, proprio questo scambio, che è anche una cosa caratteriale, come diceva giustamente Fabio, i musicisti ne conosciamo tanti, però poi con alcuni scatta un'affinità musicale che va oltre la musica, va anche, cioè, come un'affinità di un altro tipo, insomma, è quasi, non dico un amore, però un piacere e un linguaggio che ci si riconosce a vicenda, insomma. Quindi a volte, come diceva, la bravura non è proprio la cosa più importante, ma è importante creare la musica insieme, avere proprio lo stesso scopo di pensare al risultato finale, alla musica, all'unione. Ecco. Ma vi chiedo, esimi colleghi, al maestro, se apprezziamo, in un tribunale, dopo i 4 giorni, tutte le registrazioni, voi quando uscivate lì sentivate stanchezza? Zero. E questa è una risposta secondo me molto importante. Certo. E l'altra cosa, ad esempio, che a me è rimasta molto impressa è il fatto che ci siamo messi in una posizione che ci guardavamo tutti sempre. E questa è parlando dell'interplay della jam session, perché comunque l'abbiamo molto improntata sulla jam session, nel senso, è vero, sì, il pezzo, la struttura, la canzone che andava rispettata. Ma poi c'è stata una libertà anche nell'esecuzione, mentre abbiamo registrato, che a momenti non sapevamo nemmeno noi dove finivamo, ma anzi, momenti, diciamo molto spesso. E quello però, quello fa la magia, e quello fa la differenza. Credo che la storia del jazz insegni sotto questo punto di vista, proprio partire per un viaggio. Io l'ho sempre visto come un viaggio, e anche in questa occasione ho sempre visto un viaggio. È stato un viaggio, no, ho chiesto se usciti dallo studio sentivate la stanchezza, perché io non l'ho mai sentita, cioè questa è una cosa bellissima, al contrario di tanti altri lavori, no? Certo. Che un musicista fa, certo. Che esce dopo 3 ore. secondo me è una grande risposta, forse proprio, che addirittura parte dalla scelta di vita. Proprio. Volevo raccontare una, a proposito del fatto di senza conoscersi, allora, una decina d'anni fa mi è venuto in mente di fare un disco con dei grandi musicisti statunitensi. Mentre prima avevo ospitato uno per volta, ho voluto fare un gruppo di musicisti americani e fare un disco sotto il mio nome, chiamando i miei preferiti, la mia tromba, logicamente statunitensi. Trombone, clarinetto, voce, piano, basso, batteria. Per quanto riguarda il basso, siccome era difficile trovare un bassista che potesse portarsi il contrabbasso sull'aereo, ho preso il mio contrabbassista, Guido Giacomini, che è bravissimo. Però ho chiamato Randy Rainer alla cornetta, Alan Bashay al clarinetto, Dan Barrett al trombone. Ho chiamato il pianista di Benny Goodman al pianoforte, Elvis Junior alla batteria e la mia cantante preferita, che è Rebecca Kilgore, che vive in Oregon,
e ho fatto un disco pubblicato negli Stati Uniti. E la mia soddisfazione, quando sono andato qualche anno fa, successivamente a New Orleans, perché ho rappresentato l'Italia al Festival di Jazz di New Orleans, sono andato in un negozio di dischi e l'ho trovato lì. E quindi, voglio dire, questi nomi riuniti sotto il mio nome, mi ha fatto piacere trovare in un negozio americano questo disco. E quando ci siamo incontrati, siamo andati a cena. Voi pensate che noi abbiamo provato? Niente. Abbiamo provato soltanto i microfoni. E poi ho detto, che pezzi facciamo? Io faccio una lista. Se vi piace la facciamo, se non vi piace ditemelo, cancelliamo qualcosa. E abbiamo suonato. E non ho toccato, dato via nulla del concerto che abbiamo fatto, che tra l'altro eravamo al Festival del Jazz di Rimini. Questo è un miracolo, il miracolo del jazz. È una musica miracolosa. Anche se non abbiamo parlato nella stessa lingua. Per concludere, si parla del viaggio, dove potrebbe approdare il Fabio Massimo, esatto io. Il film? Sì. Il film è Caterina sicuramente. È più accreditata di me. Abbiamo il progetto. Il progetto musicale parte oggi di fatto. Che è live, no? Che è live. E quindi l'idea è di andare in giro a suonare e portarlo in giro. È un modulo aperto, come quasi si capisce, perché ci sono due pianisti. E basta. No, nel senso che nel jazz spesso si incrociano strada facendo, stasera non penso, come è molto veloce. Sì, certo. Quindi questa è la formazione in base, però l'idea è di andare in giro e di volta in volta trovare un ospite, incontrare qualche amico che per strada unisce. Che si unisce. Certo. Quindi, e contestualmente invece il progetto sì, ne stiamo parlando, nel senso che ce l'hanno già chiesto, adesso sembra la classica risposta a conferenza stampa, comunque magari non è vero, invece l'hanno chiesto mentre facevamo appunto, ci stavamo preparando per il Festival di Roma, ci hanno chiesto un festival a Israele. Abbiamo cercato tra l'altro per vie traverse, per cui pensavo all'inizio che fosse proprio le cose, ma in realtà appunto è una cosa che suscita interesse anche sulla carta, per cui pensiamo di fargli fare una vita festivaliera, di, insomma, di andare in giro con questo film, e poi perché no, sicuramente è qualcosa che può interessare anche a un pubblico televisivo, un certo. Pubblico che musicale che può appunto fruire di un film come questo, magari anche sulle piattaforme, quindi, cioè, ci proveremo. Allora, grazie a tutti. Grazie a te. Grazie.